Buonasera. Stasera ci abbiamo un altro bel personaggio mitico. Adesso aspetto che mi scrive. Faccio una bella sorpresa in English. Yeah, we can speak English if you want, but I think we will speak it in Spanish language. Dove sei? Dove sei? Ah, ragazzi, ragazzi, a Guangzhou inizia a essere caldo, però per l'occasione stasera mi sono messo la camicia per questo figo. Dove sei, amico? Inviami un messaggio, inviami un messaggio, che da lì poi ti metto in diretta. Saluti da Venezuela, David. È un gran figo, sicuramente è David, oh. Stasera chi? Ciao Amico! Luis? Tutto bene, qui confinato. E dicho, Direi. esta noche me he puesto la camiseta per essere figo, no? Tu sei sempre bello, tu sei sempre bello. No, no, no. Bello ragazzo. Tu sei il vero figo, tu sei il vero Io figo. sono vero, però di nome. No, 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 tu lo sai, lo sai. Tu lo sai comunque. Come stai? Guarda, bene, bene Dove perché sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? sono in Cina, a Guangzhou. Ah, in Cina. Ah, ok. Hai Sì, cominciato già? sono. Sì, già da 6 settimane, Luis. Tre. Sei. 6 settimane. Ok, Abbiamo bene. fatto già 6 settimane e ti dico che qua la situazione è molto molto buona. Praticamente hanno lasciato chiuso solo i ristoranti, solo i cinema, scusami. Il resto poi dopo è tutto aperto. Tutto Però aperto. fanno vita normale. Sì. Lui Sì. si prefiere potremmo parlare in spagnolo. Se È no parlo meglio. italiano. È mejor. Contigo nunca sai che devo che parlare. Italiano, inglese, Verdad. spagnolo. È un casino. Luis, mi pongo la gaffa, así veo mejor. Mamma mia, sei invecchiato, eh? Hai No, non bisogno è che. di occhiali io, eh? No, Luis, è che lavorando, facendo l'allenatore, sto troppo al computer e la sera arrivo che gli occhi praticamente sono. Anche io ho bisogno di, quando è vicino, anche bisogno di un po' di occhiali. Però ancora mi resisto. E Luis, che sta facendo ora? In casa, cerrato? Sì, ora stiamo, è la sesta settimana già che stiamo cerrados in casa, però oggi, giusto oggi, hanno iniziato a liberare un poco para che possiamo salire a correre, sabes, durante una ora al dia, por fascias etarias, de 6 della mattina a 10. La gente hasta 40 y tal años, después los niños, la gente mayor, y la verdad es que sí, llevábamos como 60 días casi, 2 meses ya casi sin salir. Me pierdo en el tiempo ya, ya no sé qué día es, ¿sabes? No, 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 lo entiendo, porque te digo, yo tengo mi familia en Italia y también es un desastre, porque son más de 2 meses que se han quedado en casa. Sí, ¿no? Sí, la situación ahí también está un poco mejor, ¿no? Por lo que veo en Mira, redes. al sur Italia sí,
El problema lo Suena. tenemos, sigue siendo en Milán. El problema sigue siendo en Milán, sigue siendo ahí, pero la gente no aguanta más. El lunes se puede salir. También, ¿no? Ya. Lunes se Y puede mira que salir. empezó, ahí empezó antes de España, ¿eh? Mira. Sí. El problema es que al norte están equivocados porque en Milán la gente ha salido mucho, la gente no ha respetado mucho las reglas y por esto han tenido mucha Muchos gente casos. infectada, pero muchos casos. Pero ahora lunes van a abrir en Italia y esperamos que la cosa sale bien. La cosa sale bien. ¿Y cuándo empezáis ahí la liga? ¿Se tiene fechas Mira, previstas ya? la liga parece que en un mes y medio, se dice que se puede empezar. ¿Cuál? ¿Con público o sin público? No sabemos, todavía no sabemos. Todavía no se sabe esto. Pero, ¿sabes? Aquí ya que nos estamos entrenando, Luis, Ya es ¿sabes? bueno. Es bueno, es Es bueno. bueno. Y más porque podemos salir sin problema, podemos ir a cenar fuera, podemos ir al supermercado, se puede ir en todos los lugares sin problema, sin problema. A cenar también podéis ya, en Sí, restaurantes. los restaurantes están todos abiertos, todos, todos. No, no, se está bien, Y se la está bien. gente no tiene miedo de salir, ¿no? Mira, la gente O lleva esta. es obligatorio, ¿no? Es obligatorio que la llevo conmigo siempre prácticamente. Y luego te tiene que limpiar las manos, que siempre la tengo en todos los lados. Esas son las dos cosas. Luego te van a misurar la gripe, pero no, no, esas son las únicas dos cosas. ¿Entiendes? Está todo tu staff ahí también, ¿no? Todos los Sí, italianos. sí, sí. Me falta solo los brasileños. Me falta Talisca y Paulinho, que se han quedado en Brasil, porque han cerrado los países, entonces se han quedado fuera. Oye, yo podría hacer 10 minutos ahí, ¿eh? Todavía Claro, me haces eso. Luis, yo te veo, sigue. Diez, solo 10, ¿eh? Yo te veo siempre al top, te veo que te entrenas, sigue entrenándote, te veo que Buscando equipo, ¿eh? parece Ahora ya casi que no ha no sé, acabado de porque jugar. si voy a China ahora tendría que estar de cuarentena 2 semanas, así que no es buena idea. No, esto no, esto no. Pero, Luis, pero verdad, tú te entrenas todos los días. No, todos los días no. Pero intento 2, 3 veces a la semana. Dos, tres veces a la semana te entrenas. Pero solo para beber y comer, ya sabes. Claro, disfrutar de la vida, ahora que quiere más. Por supuesto, por supuesto. No, porque hay Francesco Totti en Italia que sigue jugando al fútbol pequeño, ¿sabes? A 7 contra 8 contra Sí, 8. sí, sí. Él Sí, está y juega. mejor ahora de cuando jugaba. Sí, lo veo por Instagram y entrena seguro más ahora de que cuando jugaba. Entréname más ahora que cuando jugaba. Yo le he dicho, en el 2006 no estaba así, yo creo. No, Mira cómo es. pero te he llamado porque estoy haciendo mucha Sí, de esta live. internet live Sí. porque la gente, sabes, se ha Para quedado en casa, pero poco a poco me piden más. sí, Ayer he hablado con Marcelo, luego me ha llamado Roberto Carlos, que también la vamos a hacer una con él. Que ¿no? sale así, ¿sabe? Que luego uno empieza a hablar de todo, empieza a recordar cosas, Ah, porque. es lo más natural, es lo mejor. Al final, si no programas nada, es como sale mejor. No, no, porque, ¿sabe? Luego uno empieza a pensar, ¿no? Le digo, mira, yo he visto la primera vez a Luis en el europeo. ¿Tú te recuerdas la final del europeo, Ander? 21. Sí, que nos has ganado por el gol de oro. Me cago en Dios. Esa es Yo la nunca, peor. yo creo que nunca me voy a olvidar. ¿Te recuerdas? Porque después del partido nos unieron en una cena todos juntos. El equipo que tenía el Portugal, yo creo que era impresionante. Tú, Rui Costa, Sí, João nosotros Félix. era nuestra generación, porque al final crecimos
crecimos todos prácticamente, después se fue juntando con otra selección, pero prácticamente jugábamos desde 6 años todos juntos, ¿sabes? Claro, un equipazo, Luis. Y al final después el trayecto fue, bueno, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, que terminamos Vosotros habéis nosotros, ganado, ¿no? bueno, y vosotros también, el campeonato del mundo es sub-20 en Lisboa, ¿te acuerdas? Sí. Pero tú eres más viejo, tú eres mayor, ¿no? No, 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 espera, espera, espera. Tú eres más viejo. Yo soy un niño. Comparado contigo, soy un niño, amigo. No se nota, pero es verdad. No, pero yo me recuerdo, porque yo, para mí, fue la ter el tercer par cuarto partido con la final con vosotros. El Sí. gol de Gigi Orlandini Orlandini, fue joder, una metió un locura. golazo. Un Metió un golazo, un golazo. golazo. Y todo con la cultura italiana, todo atrás a matar. Nos Pero ha matado. Nos ha ahí matado en la sí, prórroga. ahí era catenaccio puro. Ahí era catenaccio puro. Me recuerdo que, pero era muy difícil jugar contra vosotros, ¿no? Y tú piensas que luego nos hemos afrontado muchas veces. Sí, Italia y Portugal, sí. Esto, siempre jugar contra vosotros siempre ha sido muy, muy duro, Luis. Sí, Muy duro. pero casi siempre nos habéis ganado y nosotros palmados, joder. Por lo Pero yo menos creo. en los momentos más importantes. Sí, pero yo creo que jugar contra vosotros, o jugar también contra los españoles, siempre ha sido porque tenéis una cultura de fútbol que para jugar contra vosotros es difícil, porque domináis bien el balón, porque tenéis un ritmo alto, porque sabéis jugar al No, porque fútbol. nos gusta tener la iniciativa, ¿sabes? Tener el Claro, balón, claro. poner el balón. Y al final, pero, joder, la cultura italiana siempre de toda la vida, ¿sabes? Que tácticamente sois los mejores. Y junto con Sí, Fisichella, que pero te tenéis buenos digo, jugadores, así que verdad, es siempre verdad, muy difícil. pero te digo, Luis, ahora que hago el entrenador y ahora que me gusta estudiar los entrenadores, ¿sabes? Que yo creo que vosotros ahora, después Mourinho, tenéis muchos entrenadores con muchas ideas buenas, con un sistema que es muy bueno y que tenéis la oportunidad, ¿verdad?, de tener muchos entrenadores de un nivel alto. De un ¿Sabes qué nivel. pasa? Es que Portugal, no sé si también coincide con la generación, pero los últimos años ha salido muy buena gente, ¿sabes? En términos de calidad de entrenar y que han tenido buenos resultados, no solamente en Portugal, pero también en el extranjero. Y es una buena escuela de entrenadores. No sé si es para siempre, pero por lo menos Mira. en las últimas 2, 3 generaciones ha dado muchos buenos jugadores, muchos buenos entrenadores. Entrenadores. Te digo que también aquí, el entrenador del CFG, yo veo el entrenador de la Roma, yo creo que hay mucho Y entrenador. si posiblemente no son muy conocidos todavía internacionalmente, pero joder, están en campeonatos como italiano, Pero como me también está en gustando, te digo Francia. que en una escuela que me está gustando mucho, en la escuela que me está gustando mucho. ¿Con quién te identificas más como entrenador de los que has Ma, tenido? ma es difícil, Luis, porque yo he tenido Mr. Lippi que es Capello, que son dos entrenadores que no eran entrenador de táctica, no eran, pero eran entrenador de cultura de fútbol. Luego he tenido un entrenador como Malesani en el Parma, que era más un entrenador que te marcaba la fase ofensiva. Zaccheroni también, el entrenador dell'Inter, l'hemos tenido en el Inter, yo l'ho tenuto nell'Inter, che ha entrenato il Milan, era un entrenador che ti insegnava football. Io credo che poco a poco mi sto dando cuenta che ho tomato un pochito di todos. De cada, sí, De cada uno, de cada uno. siempre aprendes, lógicamente, con aquellos que te han aportado algo, ¿no? Porque ha habido Sí. otros que seguro que no te han aportado nada.
No, no, verdad, porque te digo, también te digo, yo he tenido en Juan de Ramos, que con Madrid le he tenido una mitad temporada, he tenido Schuster, que también es cosa que me ha dado. Al final, yo los últimos años siempre me marcaba las cosas que me gustaban y que no me gustaban de los entrenadores. Porque ya pensabas en ser, ya pensabas en ser entrenador, ¿no? No, No, no. no. No, yo pensaba de ser un director deportivo, pensaba una carrera con la federación, pensaba algo así. Luego, poco a poco, se ha encendido la luz, poco a poco he empezado a tener más ganas de aprender, más ganas de compartir mi idea con los jugadores. Yo Claro. nunca me iba a pensar que me gustaba tanto entrenar, ¿eh? Yo creo que... Pero tú la transición, por ejemplo, una pregunta, una transición de jugador a entrenador, ¿qué es lo que es más difícil para ti poder transmitir, ¿no? a los jugadores? Porque Mira. al final de cuentas tú conoces los jugadores mejor que nadie por la vivencia. Sabes el ego, sabes perfectamente lo difícil que es transmitir o sacar su máximo rendimiento o con tus ideas o con su potencial. No sé Claro. si me entiendes. No, no, te entendí, te entendí. Pero el problema, ¿sabe qué, Luis? Que gente como nosotros, que ha jugado a un nivel alto y que ve el fútbol antes que otra gente, lo difícil es transmitir esto. Que tú empiezas a decir, joder, ¿cómo hace que esto no tome este balón? ¿Cómo hace que él no ve este pase? ¿Cómo ha? Poco a poco le he tenido que desarrollar esto, poco a poco le he tenido Desarrollar. que desarrollar, poco a poco le he tenido que explicar a ellos que el fútbol al final, con balón o sin balón, la cosa más fácil, más sencilla es espacio y tiempo. Sí. Si yo tengo el balón, tengo que abrir el campo. Si no lo tengo, lo tengo que cerrar. El concepto de fútbol al final, Luis, es muy sencillo. A veces nosotros queremos complicarlo, pero las reglas, si el futbolista luego entiende esto, luego se disfruta más, ¿entiende? Disfruta más. Esto es... ¿Entrenarías la selección portuguesa, no? ¿Cómo? A ver, esto es, yo creo que un De aquí a entrenador. unos años, de aquí a unos años, porque ahora No, estamos bien, estamos de no, puta no. madre, Te digo, buen yo te digo, entrenador. me han preguntado muchas veces, ¿no? Entrené a la selección italiana, entrené a un club grande. Yo creo que cuando uno empieza a entrenar es como cuando uno empieza a jugar. Siempre tiene que tener ilusión de entrenar los grandes. Hombre, claro, ese es el objetivo también de ser Siempre entrenador. tiene que tener un objetivo muy grande. Yo estoy trabajando para esto porque lo sé, Luis, que el día que vuelvo en Europa tengo que estar pronto porque se esperan mucho, la gente espera mucho de Fabio Cannavaro como entrenador, de no sé, Luis Figo como presidente UEFA o Iker Casilla como presidente de la Federación Española. Nosotros tenemos una historia a la espalda que la gente nos pide mucho. Y por esto yo trabajo mucho, Luis, pero me gusta, pero me gusta. Bueno, yo creo Luego que no lo ese es el sé si... camino. Yo creo que al final en la vida te surgen las oportunidades, unas veces por el destino, otras veces por lo que demuestras en tu área de trabajo, pero al final de cuentas creo que cada vez más que si no es por el potencial y lo que tú demuestras que puedes hacer, el nombre No, no, no. Al final, Luis, ¿sabe qué? al final de cuentas tienes que demostrar que tienes la capacidad para hacerlo, Claro, porque el nombre no te puede ayudar en alguna circunstancia, pero si no demuestras esa capacidad, pues se te Luis, queda ahí. tú lo sabes mejor que yo. Al final, los futbolistas son hijos de putas. Los futbolistas saben leer la situación, saben entender Hombre, si un sabes entrenador... si eres bueno, si no eres bueno, si trabajas, si no trabajas. Claro, Y esto es. al final de cuentas, pues es una característica que te ayuda
a tener pues, un grupo de trabajo. Si te ven capacidad, lógicamente estarán más contigo de que si no, ¿no? Claro, no, entiendo. Yo creo que lo más difícil como entrenador no es explicar la táctica, no es explicar la técnica, es manejar el vestuario, es manejar, porque yo creo que en el fútbol hay dos equipos. Uno, los jugadores que van al campo, el otro, el equipo que está de atrás. Yo le llamo el equipo invisible, donde ninguno lo ves, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que permitir a los jugadores de ir al campo sin problemas. Sin ninguno. Solo centrarse en lo que tiene que hacer. Pero esto, para mí, es el que me gusta más. Porque yo no me veo solo como entrenador de los jugadores. A mí me gusta gestionar todos. A mí me gusta que, ¿sabe? Yo hago como un manager, hago... No vives, entonces no vives. Es 24 horas pensando en lo que tienes que hacer. Joder. No, es que yo también soy un tío que cuando paro, tengo que, ¿sabes? No hablo de fútbol. Cuando tengo que trabajar, trabajo. Pero también soy el tipo que cuando tiene que ir a cenar con la mujer, con mi mujer, con mi familia o amigo, no se habla de fútbol. Desconectes. Esto es muy importante. Es importante saber desconectar, pero muchas veces estás tan absorbido en lo que quieres hacer de bien, ¿sabes? Que es complicado desconectar, ¿no? Y además siendo, hombre, yo creo, imagino que siendo jugador es más fácil porque entrenas, te tienes que preocupar en estar bien físicamente, llevar una vida adecuada, pero entrenador tienes que organizar todo, ¿eh? Y preocuparte con esto, con aquello. Yo te digo, a veces a mí me gusta entrenar de noche. A mí me extraña cómo tienes pelo todavía. Me extraña cómo tienes pelo siendo entrenador. Mira, no tengo ningún pelo blanco, ¿eh, Luis? Ya veo, ¿eh? Estás de puta madre. Es porque tienes pocas preocupaciones, ya veo. No, Luis, te juro, ¿eh? Porque la gente piensa que entrenar en China no te mete presión. Pero aquí tú sabes que yo entreno el Evergrande, que el Evergrande es uno de los más grande de Asia. Sabes que conozco bien, voy mucho a China, conozco bien tu mundo. Te esperamos en Guangzhou, pero te digo que no es fácil también. No, yo creo que Luis, como uno ha vivido la carrera de futbolista, verdad que es distinta, pero también a mí cuando las partidas son fáciles, yo tengo miedo. Cuando los partidos son duros, estoy con confianza. Esto me relaja mucho. Más, esto siempre ha sido, creo, también para ti. Cuando los partidos eran con los pequeños, ¿sabe? Para ti era más complicado porque tenía que encender la luz, tenía que ser concentrado. Como entrenador es lo mismo. Yo siempre he dormido las noches antes de los partidos, siempre he dormido. El problema es que siempre he tenido después los partidos. Sigo siendo así. Por eso yo lo vivo bien. Todavía lo vives bien, eso está bien. Eso al final te da vida, te da años. Sí. No, esto sí. Es más porque siempre, ¿tú has visto alguna vez Mourinho, triste o Mourinho que parece... enfadado? No. ¿Has visto alguna vez Lippi? ¿Has visto alguna vez Lippi? José, quería decir, José, lo ves en... Hombre, trabajando es una persona, fuera de ella es otra, ¿no? Es como... No, pero te transmite tranquilidad. Sí, no, pero es verdad, nunca lo he visto... Yo Ancelotti nunca le he visto un entrenador que te transmitía, ¿sabes? Nerviosismo. Sí. Creo que esto muchas veces es muy importante para los jugadores, porque los jugadores toman las cosas malas, ¿sabes? No solo los buenos, también toman las cosas malas. ¿Entiendes? Sí, ayuda a tranquilizarte, lógicamente. Si tu jefe está tranquilo y confiante, yo creo que es importante, ¿no? Sí. Luis, parliamo un po' in italiano, perché
Parliamo italiano, andiamo. No, no, perché io all'epoca ero al Parma e mi sarebbe piaciuto giocare con te. Grande Parma, grande equipa, grande squadra. Mi sarebbe piaciuto molto giocare con te, però poi, non, cioè, poi alla fine non andasti né alla Juve né al Parma. E alla fine sei andato alla fine è finito a Barcellona, che è stato bene per me. No, però guarda... peccato perché alla fine sai che avevo deciso di andare al Parma perché mi ha convinto Pastorello, gran persona che mi ha piaciuto, per il casino che ha avuto con Moggi e tutto il resto, cosa alla fine mi hanno escluso di giocare in Italia per 2 anni e dovuto da... Però dopo sei tornato all'Inter, perché tu alla fine... grande Inter. Alla fine tu hai fatto lo Sporting. Destino, ti ho detto. Alla fine è il destino. Sporting, Barcellona, Madrid e Inter. Come io... Questo peccato che non abbiamo giocato anche all'Inter, casi. No, io sono andato via e tu sei arrivato, perché io poi sono andato via perché... La Juve, no? È andato alla Juve. Mi avevano venduto alla Juve, sì. La Juve. Però mi spieghi, perché poi dopo la cosa divertente, no? È il passaggio da Barcellona a Madrid. Mamma mia, questo era 30 anni fa, già, no? Tanto. No, no, però, sai, è stata una scelta divertente, una scelta che poi alla fine ti ha permesso di giocare nel Galattico, vi siete divertiti, avete avuto comunque... Sì, è sempre una decisione importante e difficile, sai, perché cambi di una città che in quel momento mi ha dato tanto, era bene, stava bene, però... Aveva bisogno del riconoscimento prima della gente che gestiva la società, sai? E quando tu non senti che sei riconosciuto per quello che stai facendo, logicamente se hai una proposta dell'altra società lo pensi, no? E tutto è cominciato certo, così. Certo. Tutto è cominciato così, con un... con un no della parte del Barcellona, il presidente in quel momento, che mi ha fatto ok, se no mi vuoi riconoscere qua, pensi che sono facendo bugia in relazione alle proposte che ho, mi ha detto porta i soldi e vai via. Io ok, quando ti dicono una cosa così è come ok, certo, alla fine ti incazzi di certa forma, perché tu senti che stai dando tutto alle squadre e ti dicono ok, porta i soldi, ok. Vediamo, no? Tutto è cominciato con una riunione così, dopo sai com'è, la bolla di neve comincia a crescere e non si può andare indietro. No, però mi ricordo che all'epoca ci fu tanta polemica quando tornasti, però fu una decisione forte che poi ti ha portato a Real Madrid e tutti i tifosi del Real Madrid sono contenti per quello. Sì, in quell'estate sai che io avevo la possibilità anche di andare alla Lazio, sai, perché in quel momento la Lazio voleva pagare anche, era forte, aveva tanto soldi, e nel senso che voleva pagare anche le mie clausole di rescissione, però guarda, io credo che hai scelto bene, perché cercava di stare in una squadra che mi garantizzara poter accedere a grandi conquiste. Certo, il Madrid alla fine. Alla fine non mi è andato male. Che differenze hai trovato, Luis, tra il Barcellona e il Madrid? Che questo che sono, no, curioso. Sono curioso. No, le grandi squadre, sai che io credo che sono grandi squadre nel mondo, solamente la differenza è la gente che gestisce la società, no? Perché io sono arrivato a Madrid con un cambio importante anche del presidente, aveva tutti questi cambi, no? De persone che stavano gestendo la società, e all'inizio non è stato facile perché era tutto nuovo per me, però credo che l'integrazione è stata
abbastanza veloce e con l'aiuto di tutto il mondo mi ha adattato abbastanza bene. Qui mi chiedono qual è stato il giocatore più forte con cui hai giocato. Difficile, se mi dici un difensore o un mediocampista, un attaccante, perché ho giocato con Ronaldo, ho giocato con Zidane, ho giocato con Raul, Rivaldo, Stoichkov, Guardiola, tanti, no? Hierro, tanti. Veroni. Io ti dico un giocatore che secondo me, l'hai detto tu, che tanti sottovalutavano. Era Rullo, Raul. Sì, Raul era un vincitore. Tu sai è lui che sempre era il primo a voler vincere, per quello lui ha conquistato tanto in sua carriera. Però è impressionante perché, sai, Rullo rispetto a Raul, rispetto a Ronaldo, rispetto a Zidane, rispetto a Van Nistelrooy, attaccanti che poi quando ero io... E lo vedevi che fisicamente magari non ti dava quella sensazione di questo adesso mi fa gol, no, però era talmente, io te lo dico da difensore, no? Perché era talmente difensore, talmente intelligente, era talmente furbo, leggeva la situazione. Io non mi posso mai dimenticare lui, ti giuro, un giorno a Madrid fece un gol senza guardare la porta, lui fece gol perché la porta ce l'aveva in testa, perché lui non aveva sapeva. Sapeva come definire, sai? Sapeva dove era in campo. Lui non aveva bisogno di sapere dove era la porta. E io non mi posso mai dimenticare che quando facevamo il Torello, sia lui che Guti, no? Cioè, non andavano mai dentro. Non sbagliavano qualità. Mai. C'aveva qualità, una qualità. Qualità, posizione, sai? Come... Alla fine... Sono quel tipo di giocatori, Ronaldo per esempio tu dici caratteristiche, veloci, potenti, no? Però Raul, difficile da definire, però c'è un po' di tutto, sai? C'è un po' di tutto. È come quei giocatori Inzaghi. Incredibile. Inzaghi in Italia. E alla fine faceva gol, e faceva la differenza. Faceva è come la differenza. Pippo, noi avevamo Pippo in Italia che magari non era come, che ti posso dire, come, non so... Bieri non era sì, non Del Piero, come Del Piero, caratteristiche non aveva diverse, lo strapotere, però Pippo per noi difensori era il peggiore, perché Pippo dovevi stare tra il primo minuto all'ultimo, dovevi stare molto attento perché sennò sapevi che ti faceva gol, faceva gol. Lui quando alla minima ti faceva gol, lui quando non si muoveva gli sbatteva la palla in faccia e andava in porta. Una volta gli tira a tu per tu col portiere, tira, prende il palo, non è che la palla va fuori, passa dietro le spalle del portiere, 1-2 col palo e lui mise la palla in porta. Cioè, Pippo era imbarazzante così. E Raul fa parte di quegli attaccanti che vivevano per il gol. E sì. È normale che io ti ho fatto questa domanda perché tu hai giocato con Zizou, hai giocato con, ecco come hai detto tu, Ronny, hai giocato adesso con Baldo. Io lo che dico è che in 10 anni tu ti fai 10 anni indietro e cazzo, tanta gente che era forte. Questa praticamente... Italia, Spagna, Francia. Ma questo me l'ha detto. Con la Francia, la selezione francese, sai, forte. Erano tutti quasi due metri forti, sai quelli. Voi avete perso la semifinale mondiale contro la Francia. Sì, perdiamo sempre il caso contro la Francia. Semifinale d'europeo, semifinale del mondiale, dai. Sì, ma Luis, ma perché? Perché loro erano veramente forti. Loro sono una squadra che comunque molto fisica, molto tecnica, è una squadra che veramente fa paura. Qualità. Tutti avevano qualità, sai? No, per la fine, in una partita tutto può succedere, no? Noi in europeo, ok, alla proroga abbiamo perso un rigore, mondiale, semifinale in Germania anche, un rigore. Sì, sì. Piccoli dettagli, però. Piccoli dettagli. Veramente erano forti, fisicamente, qualità, e, bueno, per quello hanno vinto, no?
No, no, ma guarda, io ti dico che noi in Germania No, dovevano aver fatto la finale contro di voi in Germania, cazzo. Allora, io ti dico una cosa, quando durante la partita, non perché eravate meno forti, ma io noi eravamo lì che guardavamo la semifinale e io speravo di giocare contro di voi, ma perché? Perché avevo avuto già l'esperienza con i francesi, avevo molta paura. Io avevo perso Francia 98 ai rigori e avevo perso l'Europeo con la Francia. L'Europeo, sì, Quindi, contro la Francia. e noi avevamo paura di voi, però per me era comunque Era meglio giocare con noi. bravo, bravo. Perché? Perché dicevo che i francesi io avevo paura, ma proprio perché sapevo che era una squadra tosta, una squadra di giocatori che. Tu sai che il destino è, io credo molte volte nel destino, sai che sempre hai una nazionale, una squadra che giochi quante volte giochi e sembra che non c'è possibilità da vincere, non Ok. è se sei meglio. Bravo. In mia generazione noi contro la Francia abbiamo perso quasi sempre le grandi partite. Immaginate dopo che siamo campioni d'Europa. In Francia, giocando la finale contro la Francia, e le battiamo in suo proprio paese. È incredibile Incredibile, questo. È incredibile. incredibile. Come è il calcio? E la vita alla fine. Sì, no, ma Però quella è. è la bellezza del calcio alla fine, dello sport. Sì. E invece un allenatore con cui ti sei trovato bene e uno che ti sei trovato male. Buono, bene, quasi tutti, no? Nunca ho avuto nessuno problema. Possibilmente Queiroz, che è stato Queiroz importante in mia carriera, perché alla fine è stato con lui in nazionale dei giovani, dopo Sporting, dopo Real Madrid, dopo nazionale assoluta. Cruyff, il primo che è stato con lui in stranieri, no? Che per me è stata un'esperienza inolvidabile, perché Ma tu l'hai avuto al adesso Barcellona? a Barcellona, l'ultimo anno che ha Ah. allenato lui. E dopo ha avuto Scolari, ha avuto Mourinho in Inter, ha avuto Del Bosque, grande allenatore, Però hai avuto grande tutto persona anche. hai avuto tu Le sì. altre è meglio non parlare. Ce n'è uno che non ha avuto un buon rapporto, ma no, che non ti, non che non ti piacesse tecnicamente, ma che proprio non c'era feeling. Guarda, allenatore sempre, ok, quando giochi son buoni allenatori, no? Tutti Quando non bravi. giochi, cazzo, sono tutti scarsi. Però all'Inter non ho avuto buone esperienze alla fine. All'inizio sì, però non perché si gioca o non giochi, ma il rapporto umano, sai? E alla fine mi è rimasto con un brutto feeling, perché è stato delle persone che più mi ha umiliato in mia carriera, sai? Però è passato, è stato. No, no, ma io, sai, anch'io ho avuto la fortuna di avere sempre un buon rapporto con i miei allenatori perché mi facevano sempre giocare, quindi non avevo motivo per cui incazzare. È capitato una volta che Ciro Ferrara alla Juve, e tornammo dalla nazionale, non mi fece giocare e mi incazzai con lui. Però poi era amico mio e poi disse, vabbè, non fa niente, però. Ciro, conoscendo la Ciro, non si può incassare con Ciro, Bravo, però quando, perché? Perché comunque noi calciatori siamo egoisti, Luis, e questo lo sto capendo adesso da allenatore. Ti dico che perché tante volte un allenatore poi pensa a tante cose. però guarda una cosa, tu poi logicamente che siamo egoisti, però hai situazioni che l'allenatore si deve saper gestire. Non è lo stesso avere un giocatore con 20 anni che avere un giocatore con 35 anni, no? Per quello dico che hai che sapere essere intelligente anche nella gestione, che è lo più Allora, importante. Luis, Io all'Inter ti dico che è sofferto perché prima non aveva 20 anni,
E dopo, con 34-35 anni, hai situazioni che... Allora, Luis, io che non deve aguantare, sai, più che le 20, logicamente. Allora, io quando prima ti dicevo che nella mia carriera, gli ultimi anni, mi segnavo le cose positive e le cose negative, non mi posso mai dimenticare Schuster, quando ero al Real Madrid, gli ultimi anni avevo 34-35 anni, e lui non mi ha mai portato in panchina. Lui, il giorno che mi voleva far riposare, mi dava 2 giorni liberi. 2 giorni liberi. Mi diceva: Fabio, vai a casa, stai con la tua famiglia, stai con tua moglie, i tuoi figli, ci vediamo tra 2 giorni. Ma perché lui lo faceva? Perché lui sapeva che un giocatore di 35 anni, portarlo in panchina, magari farlo scaldare per 45 minuti e non farlo mai entrare, è un errore. Quello. Sì, sai... Quello, guarda, giusto ha toccato la situazione che ho vissuto io all'Inter. Non è la questione già di se gioca o non gioca, perché alla fine... No, cazzo, no, no. Con 34 anni sai lo che hai, no? In quella situazione. No. La situazione è che con 34 anni, 35, che ti metti a scaldare 85 minuti e dopo ti metti a giocare 3 minuti per vedere se tu esplodi, non è normale. Ma io ho un giocatore qui che ha 40 anni, il mio capitano, un giocatore che ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Asia, è stato il miglior giocatore asiatico, ha vinto il pallone d'oro asiatico, e io ci sono delle partite che ripensando io lo lascio a casa, gli do 2 giorni di vacanza. Ma perché? Perché non voglio commettere l'errore che all'epoca Capello fece la stessa cosa con Ronny, non lo fece entrare, e Ronny, mi ricordo, che si incazzò per quella cosa lì. E allora io, per questo ti dicevo prima, il fatto di essermi segnato tutte le cose positive e negative, alla fine me la porto dietro, ma proprio per questo. Perché? Perché secondo me a volte noi allenatori commettiamo degli errori stupidi, e poi tutto questo ne risente il gruppo. No, risente il rapporto, che già non è lo stesso, sai, perché alla fine non è che deve fare la differenza con uno o l'altro, però cazzo, anche un po' di rispetto e educazione, no? più che se ti giochi o non giochi, però che ti ponga a riscaldare 90 minuti, giochi 3, cazzo. No, quello è brutto, per questo ti dico, io da allenatore cerco di evitarlo, però è anche vero. Guarda, però è così, alla fine tu devi essere professionista e no, accattarlo, però alla fine il rapporto non è lo stesso, sai? Certo, io alla fine, sai, mi rendo conto, a volte ho in mente una sostituzione, faccio scaldare il giocatore, si fa male un altro, non lo posso far giocare. Mi dispiace. E io finisce la partita, la prima cosa che faccio, sai qual è? Vado da quel giocatore. Parlare con il giocatore. Classico, se le cose sono così, il giocatore capisce, cazzo, e lo intende, e non è la stessa frizione che esiste se tu non dai il passo. E non è una giustificazione, però è un conforto anche per il giocatore. Prima ti alleni durante la settimana, dopo non giochi, terzo ti scalda 85 minuti, dopo ti metti 3, una situazione va bene se la squadra ha bisogno di vincere una partita che stai e metti un giocatore difensivo, però cazzo, non era il caso. Luis, invece, qual è stato il difensore più forte che ha incontrato? Tanto io già la so la risposta, questa te la dico subito. Tanto. Tu. Oh, no. Troppo semplice questa, dai. No, forte, vuole, no. Mi posizione Roberto Carlos, forte, Paolo Maldini, fortissimo anche. Lizarazu del Bayern. Lizarazu pure era forte, eh? Lizarazu pure era forte. Però io,
penso che Paolo della nostra generazione, incredibile, perché Paolo era bravo comunque in fase difensiva e poi ti ripartiva e quando arrivava lì ti faceva male. E la tua fortuna è che negli ultimi anni l'hanno messo come centrale. Centrale, sì, sì. La fortuna è di lui, cazzo, che dici? mi è preso gli anni, i miei ultimi anni nell'Inter, che noi eravamo forte, il Paolo, sì, sì. Poverino lì, il Milan, poverino. No. Belli anni. Sì, per sì, me sì. Paolo sempre è stato una referenza. No, sì. Luis, hai ancora il tuo sponsor Nike o non ce l'hai più? Perché io a Nike sai è finito mi carriera e mi ha detto bye. No, perché un'altra cosa erano tutte le pubblicità, no? Perché alla fine in quegli anni lì, guarda un consiglio per i giovani che approfittano al massimo che puoi, perché no. Dopo chi smette, Finito. No, finito. Ha un buon rapporto. Ora in serio. Ha un buon rapporto con Nike in Italia. Perché vabbè, sta nostra grande amica Nike, la Super Mickey. Devo ringraziare sempre, perché sempre mi cuida molto. Però contratto non ce l'ho. Ah. Non ce l'ho. No. Io sigo fiele. Allora, tu forse non hai capito che l'amica ci sta ascoltando, eh? In serio? Certo, lei guarda spesso l'amica. Mica è grande. Perché l'amica fa parte, devi sapere che l'amica fa parte di un gruppo storico di Nike, che sì. Io come te ho sempre avuto solo Nike e stiamo parlando veramente di quando avevo 18 anni. Non stiamo facendo pubblicità, ragazzi, ma è una cosa naturale. E c'era un gruppo storico. No, perché non vale la pena fare pubblicità, perché adesso tu hai contratto, io non ho contratto. No, io ho un contratto, ma non so cosa c'è, non so cosa ho, quindi... Ah, perché poi c'è Cristiano Carugati, pensa che Cristiano Carugati, che all'epoca era il responsabile, questo glielo dico, te lo ricordi, no? Che quando vinsi il pallone d'oro, neanche il regalo mi ha fatto Nike. Pensa te, cacchio. Cazzo. A proposito, cazzo. Luis, ma dove ce l'hai il pallone d'oro? Qua, a casa. Ah, ce l'hai bene conservato, no? Hombre, è una cosa che non vinci tutti i giorni, per quello. Le deve dar briglio cada giorno. Tutti i giorni lo vai a lucidare, cacchio. No, bella. No, però anche tu hai cominciato con Nike da piccolo, no? Sì. Io penso, ti racconto questa storia. Io ho un amico che Sergio Esposito, e i primi anni quando giocavo in primavera nella seconda squadra del Napoli, già si sapeva che ero comunque un giovane interessante. E mi venne vicino e mi disse, guarda, stiamo facendo questo progetto nuovo, e la Nike sta entrando nel calcio e vorremmo iniziare a avere dei giovani interessanti, e ti possiamo mandare le scarpe? Io dissi di sì, e mi mandarono, mi ricordo, le prime tempo con i incredibile tacchetti. Le scarpe de 20 anni fa, bravo, e le prime tempo con tacchetti viola sotto ed erano spettacolari. E pensa che io iniziai a usare le tempo, poi dopo Paolo Maldini iniziò a essere ambassador Nike, però io la prima partita che ho giocato in Serie A non l'ho giocata con Nike. Ed è stata l'unica partita nella mia vita dove non ho indossato un paio di scarpe Nike. Il resto, sì, perché? Perché andai in prima squadra, non avevo le scarpe nuove, il Nike me le doveva mandare, però all'epoca era tutto... Non è arrivato al tempo, no? Non è arrivato al tempo. E quindi ho l'esordio in prima squadra col Napoli con un paio di scarpe non Nike. E che erano? Che marca erano? Era Adidas. Ah. Coppa Mondo. Non può essere perfetto, cazzo. Bravo. No, però io l'altro giorno mi ha chiamato Mauro,
che ci troviamo a parlare di grandi. Mauro, grande. Numero due, le chiamo numero due. Numero due, e che lui mi ha detto, guarda Fabio, mi piacerebbe fare una diretta con te per raccontare anche un po' di aneddoti divertenti, perché io ti faccio un esempio, io la prima Mercurial che ho visto, che era per Ronnie, veramente era un prototipo solo tutto nero, e mi dissero, guarda, questa è una scarpa che andrà a rivoluzionare il mondo del calcio, e fu così. Del calcio. E fu così. Io non l'ho mai visto. Anche io ho cominciato 17 anni con Nike, 20 anni di relazione, del rapporto. Mi ricordo le prime scarpe di Nike che ho memoria, era tutte nere, e solo la parte indietro del tacon che diceva Nike. Erano bellissimi, sai? Solo semplici, solo così. E dopo 20 anni. Ma tu sai, Luis, che io al mondiale, ti ricordi che c'erano le Total 99? Perché loro ogni 3 mesi cambiavano i colori. Noi ce le facevano su misura, quindi io praticamente avevo queste scarpe che iniziavano a star bene dopo 3 mesi, perché Mauro ci aveva messo un po' di tempo a sistemarle. Stava e bene, prima del mondiale mi vengono e mi dicono no, dobbiamo cambiare colore. E dice, ma che sei matto, io non cambio niente. Dissi no. E infatti le mie scarpe, che poi le ho mandate al Museo del Calcio a Coverciano, ho mandato tutto lì, sono un modello di Nike vecchie. Aspetta che sto rimanendo senza batteria. Vado qua. Sì, E quindi diciamo che la Nike com'era un po' arrabbiata per questo. È normale, il marketing doveva vendere, cazzo. No, però è divertente, perché la cosa che più in quegli anni tutti quanti ambivano era partecipare alle pubblicità. Ah, erano bellissime quelle. Lo facevano come dei film. Come pellicole di cine. Alla fine erano realizzatori di cine che facevano le... A me quello che mi faceva ridere è che quando andavi a fare le fotografie con Nike dovevi avere sempre la stessa faccia. Per 20 anni ho fatto sempre la foto della faccia così. Per mettere rispetto a sé serio. No, ma era, ti giuro, era pazzesco. Ogni fotografo, ogni pubblicità, ogni venivano e mi dicevano, dai Fabio, fai uno sguardo fiero, era sempre così, diritto, un po' su verso sinistra, sempre uguali. No, belli tempi. Dai, no, la nostra generazione ci siamo divertiti, quindi la cosa bella, sai, anche non avendo giocato insieme, Luis, e l'abbiamo visto nelle nostre partite Legend, che dopo c'è grande rispetto. No, amicizia, rispetto, amicizia, alla fine, mismo che non abbiamo giocato nella stessa squadra, trovi tanta gente che succede così anche, no? Certo. Che è rispetto, che sono gente che è stato importante nel calcio e che rappresentano tanto per tanta gente, no? No, ma è stato, ti giuro, parlavo anche con Ronnie, approfittiamo a fare gli auguri a David Beckham, che sta facendo vecchio anche luglio. Sì. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday David Beckham. Sta facendo vecchio anche David. Mamma mia. Bene, dai. Gli anni passano. Ok, boh, amico. Luis, mi ha fatto piacere parlare con te, grazie, è sempre un piacere. Piacere. E sai che ti sigo sempre e ti voglio troppo bene. Ti aspetto in Cina, e prossimo viaggio vienici a trovare, ti faccio vedere il nuovo centro sportivo, il progetto del campo nuovo. Il nostro presidente ha fatto un progetto nuovo, ma poi cosa fai con l'UEFA? Diventi presidente o no? Del momento sono bene, perché mi trovo felice con il lavoro che sto facendo vicino al presidente,
y creo que anche aprendendo nell'area che voglio, che è la gestione, e nel futuro si vedrà. Dai, 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 ti appoggeremo tutti, lo sai. Un Grazie, amico. abbraccio, Un ciao abbraccio, Luis. bocca al lupo. Bocca al lupo. Crepi, ciao Luis, ciao. Ciao, ciao, ciao. Beh, mitico Luis Figo, anche pur non avendo giocato insieme a lui, c'è grande amicizia, grande rispetto e sono contento di aver giocato contro di lui. Oh, vediamo un po' chi abbiamo stasera, va. Ah, vediamo se dobbiamo andare a letto. Penso di sì perché sono le 2. Vabbè, andiamo a letto, va. Anche per stasera abbiamo dato. Ciao ragazzi, buonanotte, ciao amici. Buonanotte, ciao.